Ok, allora andiamo col ricordo successivo, che è da Leonardo, perché c'è da fare questa famosissima macchina volante. C'è da metterla proprio in pratica. Leonardo, mi serve il tuo aiuto. Funziona? Come? Che vuoi dire? Funziona, Leonardo. Vola per davvero? No. Non lo so. È solo un prototipo. Un'idea. Non è ancora finita. L'hai provata? No, è troppo pericoloso. Bisognerebbe lanciarsi giù da una torre. Dove lo trovo un matto che faccia una cosa del genere? Eccomi. Leonardo, mi sa che t'ho trovato il matto. Chi non risica, non rosica. Allora, come funziona? Hai mai osservato un uccello in volo? Non si tratta di essere più leggeri dell'aria. Uccello in volo. Grazia ed equilibrio. Bisogna usare il peso del proprio corpo per controllare elevazione e direzione. Buona fortuna. Ok, dove devo arrivare? Perché precipito? È assurdo! Perché forse... Diavolo! Ci rinuncio! Se sposti il tuo peso... ...di riuscire ad uccidere un altro templare! Mi sa che... ci si schianterà a breve. Posso atterrare qui? Sì, posso atterrare qui. Distrutta. Non posso crederci! Funziona! Funziona davvero! Hai volato, Ezio! Hai volato! Ma si è sfracellato a terra. Beh, che t'aspettavi? La macchina non è ideata per lunghe distanze. Va bene, senti, lasciami rivedere i progetti. Forse posso trovare il modo di allungare la durata del volo. Ezio, i miei uomini dicono che Carlo è il veleno. Il tempo stringe. Antonio, questo è Leonardo, l'inventore di questo stupido marchingegno. Ehi, la colpa non è della macchina, è mia. Ho visto e rivisto i miei progetti, solo che è impossibile. Non so proprio come prolungare il volo. Ah, che idea balzana! Eureka! Ma certo! Genio! E adesso cosa fa? Il calore sale. Serve del fuoco. L'aria calda sotto le ali può sollevare la macchina e... Leonardo, a che cosa ci servirebbe un fuoco? Non uno, Ezio. La mongolfiera. Principio della mongolfiera. Sì, per tutta la città. Sufficienti a farti volare da qui fino a Palazzo Ducale. Come? Ah, capisco. Possono farlo i miei uomini, ma non scordiamoci le guardie. Tranquillo, a quelle penserò io. Dirò ai miei uomini di venirti dietro e di tenere le posizioni. Accenderanno i falò appena il sole sparirà dietro San Marco. Chi ben comincia? E liberiamo le quattro posizioni, così queste due missioni sono abbastanza easy. Ok, così li vuoi. Boom! Eccolo, laggiù! Togliere, starne fuori! Addirittura così ricercato. Mamma mia! No. Si tratta di emendamenti alle leggi della colleganza, liberamente consultati. Della colleganza. Bellissimo. Comunque vedo che sono più di quattro postazioni. Questo è ridicolo. Vince. Io semplicemente
mia moglie mi ammazza. Libero quelle più vicine, non quelle più facili. Vattene, non siamo mica qui a fare la guardia al doge. È davvero un doge? Sì. Eccolo! Boom. Loro sono forti, ma hanno un tempo di reazione molto lungo. Quindi si può anche colpire così. Finché sono due si può colpire così. Stimati clienti! Qua ce n'è due vicini. Che sono ovviamente in alto. Scendi di qui subito. Subito. Laggiù. Io con me. Non te ne. Ah no, sono quattro, solo che questi hanno più uomini. Zitto, perfetto. Cosa stai facendo, Ezio? Assassino! Sei mio! Morto. Sei un uomo. Eccolo! Lì! Ha una precisione anche te, zii, con. con le frecce che. Ok, questa è un pochino più stronza, però ce la facciamo lo stesso, non vi preoccupate. Intanto due più forti sono stati fatti fuori, poi via anche questo. E ammazzalo, forza! Io però voglio lui. Io voglio lui, voglio lui, voglio lui. E 3000 fiorini, però c'è da finire il lavoro qui. Non rimarrà nulla di te da seppellire. Ah, grande. Lasciatemi andare. Bello. Non ce la fai? E ti si taglia la gola così. Aiutateci a porre fine al regno di terrore che ha instaurato. Ma che regno di terrore, stai zitto, va. La mia melodia. Che mi tocca anche darti 500 fiorini per mutarti. Un prezzo